Vuoi? Io ti ringrazio. Figurati, grazie No. Bene, allora, ci troviamo qui in compagnia di una bellissima ragazza, che però è una donna, non sì, diciamo diciamo, l'età. nuova, se vuoi. Io la so la sua età, anche perché io ero ragazzino quando ti vedevo in televisione. Adesso ti ho qua e sono molto contento. E vi posso assicurare che non è bella di più. Io non dico nulla perché insomma mi hanno fatto più piacere i complimenti che mi facevi prima. Allora, i complimenti che ti facevo prima erano inerenti ad uno spettacolo, Sì. giusto? Magari ne parliamo dopo. Come vuoi? Ok, cominciamo a parlare di questo che tu debutti dal 16 al 20 di maggio. Sì. Esattamente, allora ci troviamo nel camerino. Sì, questo è il camerino del Teatro Menotti, un teatro che amo È moltissimo, vero, tu sei nel sempre quale qui. torno volentieri tutte le volte che mi invitano, tutte le volte che, ecco, infatti si sentono Si sentono le le vocine. sarte che parlano, gente che lavora, ma a noi questo ci piace. Assolutamente sì. Un teatro di verità e anche questo, insomma, fa parte del gioco. Assolutamente. Allora, dal 16 al 20 di maggio torni appunto a Menotti con uno spettacolo che il titolo è molto carino, mi piace molto. Amami o cado. Perfetto. Chi è Rosa? Allora, Rosa è una ragazza che vive una giornata particolare. Quindi non è importante in realtà chi è Rosa, ma è importante quello che vive Rosa in questa giornata particolare e speciale, ma che è anche una giornata normale. È una giornata nella quale credo che poi ognuno di noi possa riconoscersi e nella quale si possono trovare tante cose, tanti elementi di vita quotidiana. Rosa attraversa questa giornata particolare anche nella città, quindi è anche un personaggio molto metropolitano. È una donna fragile e forte al contempo, come spesso siamo noi donne, insomma, non dico niente di nuovo. Per me è molto difficile descrivere questo personaggio perché innanzitutto lo amo molto. E quando amo molto un personaggio, in questo caso Rosa, faccio fatica a descriverla con poche parole, con pochi tratti. Vai, sedete libera. È una donna che ama, appunto, e l'amore è al centro del pensiero, al centro della vita, dell'esistenza. E non so quanto in realtà lei sia cosciente fino in fondo di questa cosa, però vive, vive e si lascia vivere in questo mondo che è una bolla. E che quindi è anche surreale, che però è, quindi esiste. Quindi poi raccontiamo un po' che è un po' poi la cifra stilistica di Giovanna Mori, che è la regista di questo spettacolo, un po' il surreale della realtà, che è quello che poi mi piace. Che lo riportiamo a quello di cui parleremo dopo. Sì. Allora, quanto invece sono importanti i ricordi per Rosa? Non è esattamente una nostalgica, anche se poi quello di cui lei parla è un ricordo, quindi inizia ricordando, però non è nostalgica, è una che il ricordo la riporta sempre al presente, quindi alla sua vita presente, molto incollata alla realtà, pur essendo impalpabile, come un po' proprio anche il colore, che è il colore del suo nome, no? È così, è rosa, evanescente a volte, impalpabile, è un po' come una nuvola. E che cosa ti ha colpito invece di questo testo e perché? A me aveva colpito tantissimo questo testo perché io l'avevo già letto, in realtà questo è un testo scritto per il cinema. Questo personaggio è un personaggio scritto per il cinema, dal quale poi Giovanna e io insieme abbiamo lavorato moltissimo per tirar fuori questa pièce teatrale, questo che poi è un vero e proprio spettacolo, non è un monologo, è uno spettacolo. Mi hanno colpito moltissime cose, innanzitutto proprio il linguaggio. Il linguaggio che è un linguaggio tipico, è il linguaggio tipico di Giovanna, che per chi la conosce, cioè è quasi un flusso di coscienza, è un po' insomma un personaggio che parla, che ricorda, che poi però in realtà non è, come dicevo prima, non è un ricordo, è un po' la follia, ecco, la follia. Quindi il taglio, essendo tu un'attrice cinematografica, avendo fatto tantissima televisione, cioè fiction o comunque cinema, il taglio di questo spettacolo quindi è cinematografico? Anche. Anche, non solamente, io credo che sia un linguaggio un po' nuovo, perché è sì un taglio cinematografico, però è anche molto teatro, cioè quello che io sto cercando di fare è proprio cercare un linguaggio nuovo, che sia vicino sia al cinema, e però che comunque sia aderente alle tavole del palcoscenico. Bello, bello. Allora, c'è una cosa che mi ha curiosito sempre di questo spettacolo, che
Adesso ti faccio la domanda e vediamo come mi rispondi. Allora, di solito la morte vince sulla vita. Sì. Ok. Mentre con Ama Mioccado succede il contrario. Questo è un bene o un male? Questo accade, come tutte le cose che accadono e quindi sono belle perché succedono. Bisogna saper affrontare anche quando non si è pienamente consapevoli di quello che ci succede. Bisogna trovare la forza e il coraggio di poter affrontare le situazioni, anche le più difficili, e ce ne succedono tante a tutti quanti. Ecco perché poi ho detto Ci all'inizio si può che sì, che la riconoscere. storia di Rosa può essere la storia di ognuno di noi, di qualsiasi donna. Quindi, insomma, mi sono persa come si perde spesso Rosa nella città che attraversa, ma questo fa parte anche del mio carattere. Quindi inizio, parlo e poi mi perdo. Vai tranquilla. Una cosa, c'è un momento dello spettacolo che ti porti anche fuori dal palcoscenico? Più che un momento dello spettacolo è proprio è qualcosa che io voglio portare in scena tutte le volte, che è il continuare a credere alle cose impossibili, perché le cose impossibili a volte accadono. Accadono, e come? E quando accadono, Ti si illumina, 12, appunto. Con Ama Mioccado, cosa vorresti che si portasse a casa lo spettatore? Però voglio dire, qui hai già risposto, forse. ma perché allora, quello che mi piace è proprio l'interazione, no? Il teatro è speciale per quello, perché ogni sera è diversa, perché ogni sera si ha a che fare con delle persone diverse, quindi c'è un'energia completamente diversa ogni sera che si va in scena. E quindi vorrei che lo spettatore si portasse a casa, non lo so, un ascolto, un'energia, quello che arriva. Cioè, sicuramente questo è uno spettacolo dove l'ascolto lo è sempre, ma in particolare veramente, cioè, l'ascolto è importante perché accadono delle cose, più si ascolta e più si aprono i pori e ci si mette a disposizione. Sono curioso. Senti una cosa, ti faccio l'ultima domanda su Ama Mioccado. Ok, Sono pronta. ho letto che il palcoscenico, che hai detto tu, è il luogo dove affronti i tuoi demoni. Con Ama Mioccado, qual è il demone che affronti, se c'è? No, guarda, è talmente terapeutico per me il teatro che che mi sto dedicando anima e corpo, insomma, i demoni stanno piano piano Andandosene. andandosene e ne arrivano sempre di nuovi, nel senso che sono appunto le difficoltà che uno con se stesso affronta quotidianamente, ogni giorno, con i quali ti ritrovi a che fare. Forse uno dei miei demoni è quello che appunto, che forse uno fra tutti, la solitudine. Ti senti sola? No, dico la solitudine, cioè mi sento sola. Pasolini diceva che quando tu scegli di essere estremamente indipendente, questa indipendenza ti porta poi quella che è la tua dannazione, se vuoi, no? Che è la solitudine, che è croce e delizia, no? Ed è un po' anche quello che accompagnerà Rosa dall'inizio alla fine dello spettacolo, anche se poi ci sono come in tutte le favole, perché questa è una favola moderna, ma è una favola, poi c'è, forse, chi lo sa, non lo voglio dire, un lieto No, non fine. spoileriamo. Hai parlato di favole. Io ti ho detto prima, telecamere spente, che c'è stato uno spettacolo che io ho amato tantissimo, dove ti vedeva protagonista. Io ti ho amata, ho sofferto mentre ti vedevo in scena, perché c'era una scenografia molto particolare. Tra l'altro, è da qua, giusto? Sì. Allora, oggi il teatro è il tuo paese delle meraviglie? Sì, non lo è da oggi, lo è da tantissimi Sì, no, anni. oggi Sì, in maniera. Ah, da tanto. lo è da tanto tempo, perché io in realtà ho iniziato con il teatro, ho fatto una scuola di recitazione, ho fatto 4 anni di laboratorio teatrale mentre facevo il ginnasio, quindi mentre facevo il Ah, liceo, vedi. e mi sono immediatamente innamorata del teatro perché il mio maestro è stato un clown, uno dei colombaioni, cioè un clown, quelli clown con la faccia bianca. E quindi mi sono immediatamente innamorata del teatro. Poi sono stata rapita dal cinema, dalla Dalla televisione televisione ancora prima. prima. Quindi poi i percorsi della vita sono, insomma, vari e il mio è stato, insomma, prima che io potessi ritornare veramente al teatro come sto facendo, Adesso. sono passati degli anni. Perché l'ho sempre fatto, non ho mai smesso, però non era una priorità. Oggi lo è una priorità ed è proprio una necessità.
Lo rifarai alla Lecce oppure... Guarda, io a me non piace dire no, oppure prevedere quello che accadrà nel futuro. È sicuramente uno spettacolo che io ho dentro, cioè Alice è Romina e Romina è anche un po' Alice. Quindi non lo so, non lo so. Tu prima hai parlato che, tornando ad Amami o Cado, scusami, ma io anch'io apro tanto cassetti. Hai detto una cosa che insieme a Giovanna avete un po' studiato, chiamiamola la drammaturgia di questo Sì. spettacolo. Sogni di arrivare a far regia? Per ora ho iniziato ad affacciarmi alla scrittura, che è una cosa che ho scoperto mi piace molto. Mi rilassa scrivere e mi piace immaginare delle storie, nelle quali comunque per ora ancora vedo me come protagonista. Quindi, per arrivare a fare regia è chiaro che io ho tanta È esperienza. chiaro, E lo negli anni me ne sapevamo. sono fatta, sì, diversa, ma anche, insomma, usando strumenti diversi. Sono stata molto a guardare e ho avuto la fortuna e la possibilità di lavorare con degli attori veramente straordinari che sono stati dei grandi maestri. Potrei fare mille nomi, veramente, da Giancarlo Giannini, Umberto Orsini in teatro e Rossella Falche, che sono stati un po' quelli che mi hanno iniziato al teatro insieme a Massimo Ranieri Scaparro. E poi, insomma, veramente la lista è lunghissima. Poi ho avuto la fortuna ultimamente di lavorare in America con Terrence Malick, quindi quello è stato anche veramente l'incontro anche di una maturità artistica che poi a un certo punto arriva. Quindi La regia. quindi la regia, ma ho le idee chiare su quello che mi piace fare e su quella che è la mia identità, quindi insomma questo credo che già sia un buon punto di partenza, poi vedremo. Allora, ti lascio andare perché so che ce ne saranno altre persone che vorranno incontrarti. Io ti ringrazio veramente per questa occasione. Spero di incontrarti presto. Verrò a vedere Amami o Io Cado. ti aspetto, assolutamente. Assolutamente. Grazie davvero. Vogliamo dare l'appuntamento? Visto che comunque è Sì. a maggio, E a fallo tu. maggio è, allora, vi aspetto al Teatro Menotti dal 13, giusto che lo sai meglio No, tu? dal 16. Ah, dal No, è dal 13? 13. No, dal 13 vengo, beh, no, perché vengo a fare un allestimento, vedi? Ecco. Allora, ricominciamo. Vai. Vi aspetto dal 13, che non è il 13, ma è il 16. Però se volete venire il 13, io sono in Venite, prova, cioè. venite lo stesso perché Ok, sono qui dai. in prova. Quindi dal Ma che 13 dici, per le posso venire a prove. vedere la Sì, prova e riprenderla? No, certo. riprenderla. Riprenderla il 13 non ti conviene perché faremo dei gran casini. Quindi il 13 non lo so. Però poi tanto ci sentiamo e quindi ci mettiamo Almeno d'accordo. facciamo un tipo un Sì, backstage. Fighissimo. ne Ok, parliamo. Quindi dai, rifai dal tutto. 13 col backstage, ma in Ok. realtà è dal 16 al 20 maggio. Quindi quanti giorni sono? 5 giorni? Sì, che palle, però, 5 Sono giorni, cioè, pochi, lo so, ragazzi, ma parliamo uno con Emilio come... Russo. Ma no, ma tutti gli Lo so, spettacoli sono così. dicevo per quello, parliamo con Emilio Russo perché deve fare una programmazione diversa. Questo è quanto, questo è lo spazio che ci viene dato e quindi 5 giorni non sono pochi, quindi mi raccomando, venite e venite davvero numerosi perché io vi aspetto, ci tengo tantissimo. Mi sono messa lì a scrivere, a provare, a fare e credo che le cose poi veramente quando si fanno con passione, con il cuore, poi insomma, qualsiasi sia il risultato, voglio dire, indipendentemente anche dai gusti, no? Che uno può Assolutamente. avere, poi qualcosa passa, ecco. Se no cade, Amami o Cado, Appunto, per cui cerchiamo di venire a arrivato. sostenerla, se no cade si fa male. Grazie mille, A Romina. Un te. abbraccio. Bravissima, stupenda. Grazie, Grazie. grazie Ciao a tutti. davvero.